Salve direttore, è stata un'operazione un po' complessa questa con la Roma, nel senso che a Okaka si avvinghia anche l'operazione Borini, direi, no? Sono due operazioni collegate. No, ma sono venute nello stesso momento, ma non sono assolutamente collegate. Sono due situazioni che possono arrivare a compimento anche singolarmente. Noi il discorso di Okaka ce l'avevamo già in mente. E la Roma ha fatto una valutazione già nell'immediato per quello che riguarda il risultato del calciatore Borini. Per noi un'operazione molto importante, perché io penso che questa società in questi 2 anni e mezzo di gestione mia da direttore sta iniziando ad avere dei risultati importanti, che sono quelli di anche ottimizzare quello che sono le cessioni, perciò gli sviluppi economici senza indebolirsi. Questo lo dico con orgoglio perché a differenza delle altre stagioni dove abbiamo dovuto chiaramente cedere dei calciatori che facevano parte integrante della nostra squadra, ed è il caso di Mariga, come l'anno scorso per Paloschi e Antonelli, quest'anno noi abbiamo ottimizzato con 2 cessioni di 2 calciatori che non fanno parte della nostra rosa, che sono Borini e Obbi. E perciò siamo contenti, perché poi dopo questo ci ha permesso e fatto sì di rinforzare quello che è la nostra realtà patrimoniale dei calciatori con dei giocatori giovani molto interessanti, e penso che da qui che rinasca e che nasca quello che sarà il futuro di questa società, non il progetto, perché il progetto non è. In tanti si chiedono però, a proposito di Borini, come mai quest'estate il Parma così aveva rinunciato a questo giocatore che inizialmente aveva assai ricercato, e poi se ci può spiegare nei dettagli l'operazione, come mai quest'estate c'era questa promessa di cessione, diciamo così, integrale alla fine, invece adesso c'è questa compartecipazione. Non si tratta di promesse, sono diritti, sì, che sono praticamente, noi non promettiamo niente a nessuno, mettiamo soltanto dei vincoli che sono legali e che perciò potevano essere fatti con una valutazione definitiva a giugno. La Roma ha voluto anticipare i tempi e ha praticamente acquistato la metà. Noi siamo contenti, abbiamo accettato, perché riteniamo che sia molto importante mantenere la metà di Borini ancora in nostro possesso. Nel momento in cui noi riusciamo in estate ad assicurarci un calciatore per primi a parametro in scadenza da Chelsea, e riusciamo ad ottimizzare il tutto facendo una plusvalenza forse tra le più importanti dell'era Ghirardi, penso che sia un ottimizzare il lavoro. Perciò io ritengo che per ottimizzare, scusate il giro di parole, un concetto economico come quello di Borini avrebbe dovuto fare dei grandissimi risultati nel Parma. Poteva andare bene per una stagione, magari per il Parma stesso, ma non era così ovvio che poi dopo si riusciva ad ottimizzare. Ho intravisto e abbiamo intravisto la possibilità di fare un'operazione di questo tipo, avevamo delle certezze anche dal punto di vista tecnico, che andava a sovrapporsi con dei giocatori che secondo l'allenatore vecchio erano più importanti. Non ci ho pensato un attimo, sia io che Ghirardi, ad ottimizzare quello che era lo sviluppo del patrimoniale. E dal punto di vista economico, dunque, è andato via integralmente per 4,6 milioni di euro, abbiamo interpretato, no, giusto? Sbagliato, no, no, integralmente, secondo me, l'ha letta male. Lui è andato, chiediamo... I giocatori quando vanno in compartecipazione vanno in maniera totale definitiva a una società, poi viene ripreso il diritto di partecipazione, però è al 50% a tutti gli effetti. Un po' come Giovinco, cioè se in questo momento dobbiamo valutare Borini definitivo, allora la Roma integralmente, allora anche Giovinco è tutto nostro, ma non è così, purtroppo. Perciò c'è un diritto che ha la Juventus. Perfetto, l'ultima domanda da parte mia riguarda Mariga, perché in tanti appunto si chiedono se potrà arrivare o meno. Com'è questo contenzioso, diciamo così, con la Federazione Calcio, questa interpretazione? Sono contenziosi, ho letto pure delle cose errate, che se Mariga non arriva perché Parma ha utilizzato male i 2 posti extracomunitari, c'entra nulla, non c'entra assolutamente nulla, bisognerebbe un attimo informarsi prima di parlare. Perché Mariga è soltanto un problema tra Mariga, Federazione e Inter. Il Parma non c'entra nulla, può avere 2 utilizzati 2 o non utilizzati. Se Mariga è considerato dalla Federazione
un utilizzo di uscita di extracomunitario per farne entrare un altro, allora non è fattibile. Se invece non è considerato come sembra, allora è possibile un mercato all'interno del campionato italiano, capito? E perciò queste sono un pochino le storie riferite a quello, ma questo non vuol dire però che noi arriviamo a prendere Marica. Io ho sempre detto che Marica è un discorso intrigante, ma noi dobbiamo ragionare, a differenza degli anni precedenti, su concetti di attuabilità nel momento di poter avere delle prestazioni, ma anche con delle prospettive. Cioè prendere i giocatori in prestito secco obiettivamente non è un qualcosa che mi entusiasma molto. Si può fare tutto, e c'è in fase di trattativa anche la possibilità di paradossalmente riacquistare.